Quello dell'autismo è un disturbo complesso, inizia in gravidanza durante il neurosviluppo e si manifesta entro i primi 3 anni di età. Il bambino autistico non riesce a comunicare, ad interagire, spesso mette in atto comportamenti anomali, ripetitivi, aggressivi. Per lui anche il guardare l'altro, il salutarlo possono essere gesti difficilissimi. Di fatto nel mondo 1 ogni 100 bimbi è affetto da autismo, dunque un'emergenza purtroppo circondata da ignoranza e rifiuto sociale. Parlarne oggi è già un traguardo ed è la sfida di ricercatori, medici ed educatori che hanno preso parte in Vaticano alla 29ª conferenza internazionale promossa dal Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Ad aprire un varco di speranza in questo mondo così impenetrabile è stato l'incontro in aula Paolo VI con il Papa, una festa animata dalla musica di artisti come Arisa, Itazenda, il maestro Barbera, Mogol e resa ancora più bella dagli abbracci, dalle carezze di Francesco, dalla sua voce forte, capace di farsi ascoltare da governi e istituzioni. È necessario l'impegno di tutti per promuovere l'accoglienza, l'incontro, la solidarietà in una concreta opera di sostegno e di rinnovata promozione della speranza, contribuendo in tal modo a rompere l'isolamento e in molti casi anche lo stigma che gravano sulle persone affette da disturbi dello spettro autistico, come spesso anche sulle loro famiglie. L'invito del Papa ad animare la speranza è per tutti, ma in particolare per le comunità cristiane. L'arcivescovo Zimonski, presidente del Pontificio Consiglio per gli operatori sanitari. Sensibilizzare i parroci e diciamo fare queste raccomandazioni alle diocesi che cosa possono fare ancora di più per le famiglie autistiche. In occasione dell'anno santo 2000 il Papa Giovanni Paolo II ha incontrato sulla piazza di San Pietro le persone disabili e ha detto a loro: noi ci sforziamo che la Chiesa sia per voi una casa più aperta, la vostra casa. Il bambino, l'adulto malato, senza mai dimenticare le famiglie, perché spesso, come ha detto Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria infantile all'ospedale Bambino Gesù, un bambino autistico genera una famiglia autistica. Fondamentale poi è la diagnosi precoce e anche se per ora non esiste una cura, si può contare su terapie valide. Ad esempio sappiamo per certo che non c'è nessuna dimostrazione di efficacia che diete particolari o interventi di tipo psicoterapico individuali possono essere particolarmente rilevanti, così come la terapia con gli animali. Sembrano funzionare meglio invece, soprattutto nei primi anni di vita, quindi entro i 5 anni di vita, terapie più di tipo comportamentale. La più nota di tutti si chiama ABBA, è un trattamento di tipo comportamentale in cui il bambino di fatto viene esposto a una serie di apprendimenti che gli consentono appunto soprattutto la comunicazione e il contatto con gli altri.